Diciamo subito che stasera parleremo di pressione alta, ipertensione. Sì, l'insieme di questi fenomeni. Ecco, me li vuole elencare così. Vabbè, allora. Quando anche lì poi non si sa mai bene con che cosa cominci la sindrome metabolica, in genere è il peso che comincia a denotare. Vero. L'altro fattore è il colesterolo. L'altro fattore è la glicemia e in genere arriva abbastanza per ultima la pressione alta. L'origine di tutte queste patologie, peso, colesterolo, glicemia, pressione, anche perché tra le pressioni ad alzarsi, la minima e la massima, in genere è la minima che si alza per prima e che è quella che appunto è causata dagli alimenti che sono i maggiori indiziati per quanto riguarda questa sindrome metabolica, sì, i farinaci, gli zuccheri, ma soprattutto gli amidi, che sono quelli che non sono stati progettati, programmati per i mammiferi e meno che meno per il mammifero uomo, e che fino a che c'era una buona selezione naturale, fino a che c'era una grande attività fisica e grande lavoro fisico, manuale, nei campi, ma anche nelle attività quotidiane, nelle città dove la gente si spostava a piedi, poi al massimo in bicicletta, invece adesso nessuno più fa questo, oppure che già da bambini ci si creava un forte metabolismo molto attivo, proprio con la grossa attività fisica. Comunque proprio il problema di fondo sono le informazioni corrette, perché la sindrome metabolica la si può tenere benissimo a bada. Tutto questo insieme di problematiche, peso, glicemia, colesterolo, pressione, soprattutto la minima, ecco, che poi è quella sempre un po' più rognosa da mettere a posto, ecco, tutto proprio dipende da un'alimentazione corretta. E alla base di questa sindrome metabolica proprio ci sono i cereali, i farinacei, tutti quanti, Guardate che non si tratta solo ed esclusivamente dei cereali con il glutine, per l'amor del cielo, perché il colesterolo va su anche se si mangia il riso, il mais, anche se si mangia il miglio, lo stesso la glicemia, anche la pressione minima, perché la pressione minima si alza a causa dei cereali. La massima si alza a causa di latticini e salumi o determinati tipi di carne che non si tollerano, ma la minima si alza a causa dei cosiddetti farinacei, ossia dei cereali. Quindi quando ci sono, a segnare. Sì. Quando ci sono appunto problemi di peso, colesterolo, glicemia e pressione, il discorso del colesterolo che difficilmente si abbassa, anche se le persone dicono eppure mi sono messa a dieta, ho tolto i salumi, ho tolto i formaggi, ho tolto questo e quest'altro, però l'unica cosa che non tolgono è la causa vera, ossia sono i cereali, i farinacei, le fette biscottate del mattino, o i biscotti, o la brioche, o il pane, o la pasta, o il riso, o la polenta, sono loro che fanno sì che se noi non abbiamo un'intensa attività fisica che ci permetta di smaltire, di bruciare queste calorie che introduciamo, questi amidi che introduciamo con l'alimentazione, con i cereali, loro si accumulano sotto forma di colesterolo. Anche lì, mistero del corpo umano. Se noi mangiamo delle uova che contengono tanto colesterolo, non produciamo colesterolo. E infatti le persone che hanno colesterolo alto ben si guardano dal mangiare le uova, perché i medici, l'informazione medica dieto, esatto, è che, cosiddetta scientifica, è che le uova fanno alzare il colesterolo perché contengono colesterolo, che è una panzana enorme, perché il colesterolo è una molecola complessa e il corpo umano la scinde, la disfa, la smonta, e quando poi la riorganizza, la riassembla, non la riassembla sotto forma di colesterolo, assolutamente. Il colesterolo viene prodotto da quale il nostro organo? Dal fegato? Ma il colesterolo sì, ma il colesterolo è il nostro corpo che la produce, il nostro fegato che lo assembla in quella forma lì, ma la causa è proprio un'alimentazione sbagliata e soprattutto un'alimentazione sbagliata a cena, come il discorso della glicemia, perché quello che ha fregato adesso la popolazione occidentale italiana è proprio che abbiamo proprio
invertito totalmente quelle che erano le sagge abitudini alimentari dei nostri genitori, dei nostri nonni e bisnonni, vi dicendo che loro facevano una cena molto semplice, molto parca, vuoi perché magari non c'era tanta abbondanza di cibo e tanta disponibilità economica, e la facevano presto, diversamente da noi che adesso invece facciamo il pasto più importante a cena e lo facciamo tendenzialmente tardi, e che poi magari molti di noi addirittura alla sera si concedano la cena o la pizzeria o via dicendo, e poi si accumula tutto. Poi si va a letto o davanti poi alla televisione? Poi si va a letto davanti alla televisione, non si smaltisce assolutamente niente. Quindi la prima regola è evitare i cereali, soprattutto la sera. Soprattutto la sera. Cereali e anche, sera. Ma anche quelli che non sono veri e propri cereali, come ad esempio il grano saraceno. Il grano saraceno ha un potere di alzare il colesterolo in un modo notevole, sia la pressione che il colesterolo e anche la glicemia, per cui il grano saraceno ci può stare, va bene, va meglio usarlo nei periodi freddi e non nei periodi caldi. Quindi il grano saraceno ci può stare ogni tanto, saltuariamente, ma mai e poi mai a cena. Che i cereali col glutine, quindi il frumento, che è un po' alla base della nostra alimentazione, soprattutto di quella italiana. Perché pensate, il frumento noi ce lo ritroviamo quasi in ogni momento della giornata, quando facciamo una merendina, colazione, metà mattino, pranzo, cena, spuntini del pomeriggio. Spessissimo a cena, perché chi non si fa la pasta asciutta a cena si fa la minestrina, ma sempre pasta è. Quindi il primo sicuramente è il cereale col glutine, ma anche gli altri però non sono così innocenti. Sì, anche perché ad esempio come indice glicemico il riso e il mais saranno ben più alto del frumento. Esatto, pensate che sono quasi equivalenti, se uno va a guardare le tabelle glicemiche, ma lo abbiamo detto anche in altre occasioni, sono quasi uguali al glucosio, quindi allo zucchero, sono vicinissimi a 100 nella numerazione. E che il glucosio... Lo zucchero viene smaltito in tempi rapidi e difficilmente crea l'insulino resistenza che è creata proprio dai cereali. Quando noi introduciamo il cibo, cosa succede? Dopo che abbiamo mangiato, dopo un pasto, è vero che abbiamo un picco glicemico? Ma dipende da quello che noi mangiamo. Che cosa noi mangiamo e che cosa noi facciamo, perché se uno dopo che ha mangiato schizza a lavorare e fa, ma non c'è nessun picco glicemico. Se uno invece mangia, sta fermo o fa la pennichella oppure va proprio a dormire un'ora o due, per l'amor del cielo, lì si alza tantissimo la glicemia, e soprattutto se quella persona lì ha mangiato degli alimenti che lui non tollera, perché dietro il discorso dell'insulina e resistenza c'è proprio il discorso immunitario che o prima o dopo scatta nell'arco della vita e fa sì che quella persona che non riconosce quelle molecole dei vari cereali, soprattutto dei cereali col glutine ma anche degli altri cereali, fa sì che praticamente la sua insulina non funziona. È come se l'insulina venisse ammanettata. Ah, questo è l'insulino resistenza? Sì, quindi. Praticamente terra a terra, ecco, un discorso che può essere capito da tutti quanti, è che praticamente c'è il blocco dell'insulina. E l'insulina resistenza è causata da... ma lo si vede chiaramente, basterebbe veramente che in tutti i centri dove curano il diabete, ecco, non esprimo giudizi per non essere terribilmente severo e drastico, dove curano il diabete, basterebbe che dicessero alle persone, tenete, questo è l'apparecchio per misurarvi la glicemia, dopo 2 ore che voi avete mangiato vi misurate la glicemia e vi scrivete che cosa avete mangiato, in più ci aggiungete di fare questo procedimento di misurarvi la glicemia al mattino appena alzato. E tutti capirebbero da soli, non ci sarebbe bisogno più di nessun centro di diabetologia, nessun centro antidiabetico, non ci sarebbe più bisogno, il diabete scomparirebbe. Quindi, e comunque proprio. Siccome le persone diabetiche eliminano lo zucchero e poi ricorrono
pensano di aver risolto il problema eliminando lo zucchero. Lo zucchero sì, si elimina, ma se non eliminano anche i cereali, ma poi il bello, non risolvono il loro problema. Il bello, o il brutto, o il terribile, è che poi se una persona per caso diabetico mangia un pezzetto di cioccolato fondente, la storia va a finire che risulta che si alza meno la glicemia col cioccolato fondente che non con una fetta biscottata. La storia incredibile è questa, che su 90 persone su 100 diabetiche alza molto di più la glicemia una fetta biscottata di un pezzetto di cioccolato fondente. Questa è la cosa drammatica. E che non se ne siano ancora accorti è ancora più drammatico. I diabetici tolgono dalla loro vita lo zucchero. A parte che poi li fanno prendere i dolcificanti, terribili, aspartame e via dicendo, cose incredibili, insomma, ecco. E non hanno ancora capito che quelle persone continuano ad avere delle glicemie spaventosamente alte e che devono continuamente aumentare il dosaggio, dosaggio dell'insulina, fino a che arrivano poi e dicono va bene, tu mangia quello che vuoi, ti mettiamo dentro l'infusore e l'infusore ti mette dentro nel sangue tutta l'insulina che ti serve. Lì vuol dire la distruzione della vita di una persona, perché poi quelle insuline sono incontrollabili, una persona non ha il concetto della sua glicemia che si alza. E lì inizia, è l'inizio della fine, perché poi comincia a saltare appunto la circolazione arteriosa, la pompa cardiaca va in crisi, se va in crisi la pompa cardiaca si soffocano i problemi cardiaci con dei farmaci, e poi se si soffocano i problemi cardiaci saltano fuori i problemi renali, e se si curano i problemi renali poi c'è la microcircolazione, poi le persone si trovano con dei piedi neri, come se appartenessero alla tribù di indiani dei piedi neri, quindi... Quanto ha ragione, dottor Monti. Robe, quanti parenti che conosco che hanno... È una catena, è un anello dopo anello che... Invece, conoscono questa escalation proprio di problemi. Chi ha il colesterolo alto, chi ha la pressione minima alta, chi ha la glicemia alta, sarebbe sufficiente dire a queste persone saltate la cena. Mangiate magari il doppio al mattino, saltate la cena. Oppure dimenticatevi di mangiare dei farinaci a cena. Anche le patate però. Le patate hanno un indice glicemico molto alto. Sì. Quindi alla fine gira che ti rigira, il discorso è anche semplice. Se noi impariamo a muoverci di più e a non mangiare questi benedetti cereali, stiamo parlando di persone che hanno, non dico già una certa età, perché il discorso varrebbe anche per i giovani, visto che oggi il diabete interessa categorie di popolazione sempre più giovani. Molto prepotente si affaccia anche il diabete in età pediatrica, per cui tanti è veramente bambini, un disastro. Anche già i bambini che al primo anno di vita sono diabetici. Sì. Quindi quella è già la dimostrazione che i cereali per questi bambini, le pappe con le farine, non fanno proprio è per finita. Loro. La civiltà dei cereali è finita, e se non finisce, finirà la civiltà. Per cui bisogna capire, sì, perché ci stroncheranno le malattie. Ecco. Volevo insistere sul discorso della pressione minima. Ecco, ricordatevi bene che anche la pressione, come il diabete, vi ho spiegato come si misura, la pressione ce la si misura al mattino appena alzati, prima di colazione, e ce la si misura prima di cena. E si scrive tutto quello che si mangia, i valori della pressione, sì. A parte che adesso hanno alzato i parametri, li hanno portati la minima 90, che secondo me è troppo alta, almeno sotto l'85. Tra 75 e 85, poi dipende da individuo a individuo, dipende da stagione a stagione. E la massima da 125 a 135, con un meglio attorno a 130. Anche nelle persone anziane? Nelle persone anziane al massimo li facciamo arrivare a 140.